Say what? È veramente incredibile. Su Radio DJ. Of course. Con what? Scratch. Ciao a tutti e buon giovedì sera. Here we go. Ok. Ok. Come si fa? Come si fa? Senza un suo rumore in tutta la stanza. Do un sorso al mio tè, alla mia tisana e poi cominciamo. Benvenuti. Tutta di mirtilli. Fuori dal tuo carattere. Purtroppo dobbiamo cominciare con una busta shock, una notizia che non ci aspettavamo di dare, però ovviamente noi essendo in diretta vediamo quello che succede nel mondo e lo dobbiamo anche un po' raccontare agli ascoltatori. È un forte dispiacere, una busta shock, diciamo. Attenzione, una notizia. Perché c'è una busta shock. Esatto, grande Barbara. Cioè non so neanche come dirlo, perché cioè, so che molte persone che magari non lo sanno ancora avranno il cuore spezzato dopo quello che sto per dirvi. Dopo questa notizia, ladies and gentlemen, Snoop Dogg ha smesso di fumare. Io direi chiudiamo la puntata, basta. Cioè, una notizia molto importante, no? Smette di fumare, dice anche, chiede di rispettare la sua privacy. Lo ha deciso dopo lunghe conversazioni con la sua famiglia. Quindi notizia, un summit tutti fumati. Sono quindi svenuti, sei ascoltatore. Praticamente Snoop Dogg è una notizia molto importante quella di oggi, no? Cioè, perché poi non ce ne saranno altre intanto fino alle 22:30. Ci eravamo promessi nella puntata di ieri, molto bella, e che lo so che fa un po' metaverso, ma sta volando su TikTok. Uno dice, ma come, la puntata di ieri che sta volando su TikTok? Ciao, non ho capito un cazzo. Nel senso che pezzettini del programma
ma poi li ritrovate sui nostri social, tipo il profilo Instagram SayWad, Michele Wad Caporosso su TikTok e tutte cose. Applausi, ladies and gentlemen. Va tutto alla grande. Cosa stavo dicendo? Ah, che ieri ci eravamo promessi di ripartire dai citofoni, che sono un immaginario bellissimo. Intanto salutando le persone che ancora oggi ogni tanto passano sotto casa e citofonano, che rompono i coglioni tipo alle 5 di notte. Sì. Wow. Cioè io c'ho uno di quei citofoni un po', diciamo, vecchi tra virgolette, nel senso che c'è il tasto, no, sai che quelli nuova generazione hanno i numeri, quindi tu non puoi fare lo scherzo famoso. A me lo puoi fare e lo fanno. Lo puoi fare se c'è scritto. Se c'è, come? Lo puoi fare se c'è scritto il cognome, se lo fanno apposta. Ma tu lavori qui o sei di passaggio? No, passavo di qua. Ah, ok. No, allora citofonano, e quindi la puntata la vogliamo dedicare a chi ancora fa questi scherzi e in generale però a quell'immaginario molto romantico del citofono. Cioè è proprio bello il citofono, quando vedi anche i nomi, le associazioni di nomi strani, no? Il cognome magari del marito o della moglie insieme, tipo l'altro giorno qui a Milano ho visto davvero un citofono con scritto orgasmo crudele. Bene. Perché uno si chiama bella compiata. Non so se è successo anche agli ascoltari di vedere citofoni incredibili o anche i vostri citofoni, cosa c'è scritto là sopra. Come on, diccelo. 347 342 5220. Here we go. Say what. 21 e 12 di giovedì sera. You ready? Sul citofono del primo disco di oggi c'è scritto Soraya, che è una parola che ha un significato molto intenso. Lui lo abbiamo conosciuto, un personaggio new generation molto molto profondo, si chiama Mehdi. Say what? Radio DJ. Se richiamerai io tornerò, te l'avevo detto che cambierà, se chiedi di farlo lo farò, ed è un po' di tempo che piove qua. Se richiamerai io tornerò, te l'avevo detto che cambierà, se chiedi di farlo lo farò, ed è un po' di tempo che piove. E se scappiamo lontano, sotto la pioggia rimaniamo a litigare, tu mi coccoli solo con le tue pari. E se poi riproviamoci, ascoltami, come traditori siamo ottimi. Quando ti chiedono se ti manco io, dici no però vorresti dire sì. Oh Soraya, oh Soraya, leva le emozioni dopo i vestiti. È colpa mia se abbiamo litigato, è colpa tua se ci siamo feriti. Oh Soraya, oh Soraya, a questa storia non diamo un fine. Troppo tardi, ho qualcosa da dire. Tu per le tue, io per le mie. E se richiamerai io tornerò, te l'avevo detto che cambierà, se chiedi di farlo lo farò, ed è un po' di tempo che piove qua. Se richiamerai io tornerò, te l'avevo detto che cambierà, se chiedi di farlo lo farò, ed è un po' di tempo che piove. E se scappiamo lontano, wow, Mehdi, brand new Mehdi. Toc toc. Sì. Chi è? Sì. Soraya. Soraya, no, no.
No, questo ascoltatore. Ma no, perché si chiama così? Cioè, questa canzone è dedicata alla sua ex ragazza, che, il cui nome è Soraya, che ha un significato molto intenso, che c'entra con il sole. So cute, Mehdi, che è stato anche nostro ospite, che durante la performance si commosse, no? Perché era la canzone che parlava anche del padre. Okay. Insomma, oh, la musica è anche questa storia qua. Come on! Ci vado. Ciao! Cosa stai facendo? Tanto dobbiamo o non dobbiamo, cioè non lo so. È una grande dilemma. Sono d'accordo con me stesso che dobbiamo salutare anche il pubblico proprio a categorie, tipo tipo la categoria dei bambini che ci stanno sentivedendo sul canale 69 di JTV o su YouTube, tipo ciao, lei. DJ, ciao, sono Serena da Pesaro e domani è il mio compleanno. Oh, auguri, grande Sere, grande, che passa le sere con noi, chissà come cresce, come mi cresce la Sera. Va bene. Chissà cosa scriverà sul suo citofono quando sarà grande. Sì. Serena. La prima volta, la prima casa a Milano, ho scritto W. E sono passato qualche so che avete fatto la faccia tipo e sti cazzi. No, cioè, perché, non capire dove arriviamo. No, perché sono ripassato casualmente qualche giorno fa e c'è ancora W su quel citofono. Ma ci vive qualcun altro? Che ne so, non ho citofonato, che mi faccio gli scherzi da solo. Al medico. Sapevi che dopo di te è entrato qualcuno in al medi prima, non lo so. Manganelli Gentili è un altro citofono che ci segnalano. Cioè come si dice, mettere assieme i due cognomi sul citofono succede. Cioè, ed è comicità in un certo senso, inconsapevole, tipo scava la pietra. Cioè, lui si chiama Scava, lei si chiama la pietra. Sono i cognomi sui citofoni. Quad nel confessionale. Non ho capito niente. In quel momento ho pensato, vabbè, ma non hai capito di cosa stiamo parlando. Nome e cognome anche, che comunque ci sono nomi e cognomi che fanno ridere. No, sul citofono si scrive il cognome. Magari della regola. Qualcuno scrive anche il nome. Sei singolo. Sei singolo. Ah, scrive nome e cognome. Vabbè. Ok, puoi tornare in studio. Nel nostro caso, la nostra casa sarebbe Caporosso Blago La Marta. Lunghissimo. Sì. Ci segnalano Cavalca Cavallini su un citofono, oppure però a noi lavoratori della ristorazione non ci saluti mai, non diciamo messaggi, ma se li salutiamo sempre, ma uffa, però non si può dire niente. Veramente. Cioè saluti uno e si lamenta l'altro, ma noi vi vogliamo bene tutti, cioè per noi non siete a categorie. Ci sono 365 giorni all'anno, ne esatto. Salutiamo ogni giorno. Ogni giorno ne salutiamo una, oggi salutiamo quelli dei citofoni, quelli che si emozionano davanti ai citofoni. Un altro citofono che è stato avvistato, Russo. Ancora, o anche bello. Russo ancora. Io oppure... avevo un mangiapane biscotti. Hai capito? Applausi people. Ciao, wow. L'ha capita adesso il topic della puntata Kendrick. No, vabbè, minuti giusti. Un altro citofono. Sono tantissimi. Ferrari brutta. Questa è terribile, cioè migliore della morte. Cioè, tu questo ma... veramente. No, ma la domanda è: citofoneresti a migliore della morte? No, mai. You know se va tutto alla grande. Il nostro amico Emily Choppa. It's getting hot.
Yo, what's up, it's NLE Chopper. You tuned in with Say What. Stay right there, don't go to no other station. It's NLE, let's go. Comunque bella droga. Say What. Amo tutte le sere su Radio DJ Say What. Bella Say What, grande. Io fuori. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, that's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. Say every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Suonare Ini. Ini? Ah. Ini. Poi vabbè, non è il suo vero nome. Si chiama Cecil. Cecil Campbell. Poi in Giamaica tutti Campbell di cognome. Bravo. Anche Naomi Campbell ha origini giamaicane, yeah. No? Ini, Ini. Wow, citofonare Ini. Cioè sul citofono c'è scritto Ini. Citofono. Allora, la puntata ha preso questa deriva, ok? Non soltanto citofoni assurdi, ci sono anche tanti profili Instagram che collezionano accoppiate di cognomi su alcuni citofoni che creano delle frasi, tipo gallina ricca. Un ascoltatore giustamente dice potrebbe durare un mese sta puntata. E vabbè, noi la faremo durare meno di un mese. Notizia spoiler, dura meno di un mese questa puntata. Panico parziale. Non so, panico paura, bello. Panico paura sarebbe incredibile. Perfetto verme, sono tutte segnalazioni o anche C.tofono, che comunque molto è bello. Cioè della poesia, C.tofono. Ciao Wad. Ciao. Tempera biscotti. Ma vengono a punta? Infatti da capire. Bisognerebbe citofonare per capirlo. Oppure Allegri Caprettini ci segnalano. Cavallo carrozza. E comunque a volte bisogna. Cioè, quando uno si fidanza o ci si sposa. Si chiedi prima. No, ma devi considerare anche questo aspetto. Cioè, che ne so. Cioè. Perfetto verme.
Non lo fa il matrimonio, salta. Cioè non puoi poi scrivere sul citofono così. Verme in perfetto, dai. Verme in... quando ti sposi. Applausi people. Wad. Yes, poi dice vogliamo mettere, vabbè. Questa non la dico. È un po' explicit. Vabbè, però. Però c'è, esiste, certo. Ciao Wad. Ciao. Non c'entra con i citofoni, ma mi è venuto in mente quella questione della morte, l'ultimo citofono che hai detto. Sì. In classe con mia figlia c'era una bambina di 4 anni, 5 anni che si chiamava di cognome La Morte. I genitori come nome gli hanno dato Gaia. E poi gli hanno insegnato a presentarsi sempre costantemente come La Morte Gaia. Geniale. Ma no, non è così geniale. 4 anni. Senti lui, Umberto ci scrive al 347-342-5220. Bello lungo sul citofono. Due punti, chiede. Citofonereste? Ci sta proprio bene, Radio DJ, super freshness, bro. Ti voglio bene, un abbraccione. Bella la Radio DJ, gang. Radio DJ, bitch. Thank you.
DJ, One Nation, One Station. He said, are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, di questa canzone immagino che il citofono di Tate McRae suoni così. Chi è? Sono Tate. No? C'è stata una battuta da parte di bla 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 nell'angolo cottura di Radio DJ. Ti vergogni a farla in diretta, vero? Non la posso fare. Ok. La puntata su cioè perché si risponde chi è al citofono e pronto al telefono quando adesso, la facciamo? Adesso informiamoci. La vuoi segnare? Su Gulu Gulu. La canzone che hai appena ascoltato si intitola Greedy. Ciao Italia. Yes. Siamo nel mondo citofoni. Perché è bello, è magico il citofono, è, cioè ti fa pensare a chi c'è dentro, che puoi fargli uno scherzo, che è sempre comunque un evergreen degli scherzi. Un ascoltatore ci segnala che esiste ed è una case history abbastanza importante, il citofono con su scritto Felice ma stronzo. Felice il nome. Felice il nome ma stronzo il cognome e Kendrick Lamar dice anche che due punti. Che tale Felice ha cambiato il cognome, proprio segnalato, e adesso si chiama Mastranzo. Wow. Perché è giustamente Felice, ma sì, per il citofono, perché tu sul citofono visualizzi. Ma no, anche quando vai che devi firmare i documenti. Come dai. Si chiama lei? Allora, Felice ma stronzo. No. Scusa, ma anche i genitori, ora con tutto il rispetto, brave persone magari, sicuramente, no? C'è la famiglia Mastronzo che noi salutiamo, chiaramente. Sì. Salutiamo tutti i Mastronzi all'ascolto. C'è no? Qualcuno bello, eh? Cioè, perché Felice? Ce cioè, lo chiami Felice Mastronzo? Cioè, chiamalo Francesco. Sì, non gli vuoi. Però anche Francesco Mastronzo. Comunque. Beh, tutti i nomi, però Felice proprio. Chi è? Perché può citofonare chiunque e io devo scegliere se parlarti. Ah. Telefono pronto, perché in teoria se è il mio numero ti conosco e quindi sono pronto a sentirti. Boom! Ah. No, sempre pronto ad ascoltare voi. Amore mio, ciao. Ma non lo so se questa là. No. C'è anche gente che risponde chi è al telefono, oppure cioè è brutto. Saluto mio cugino che al citofono risponde oh. Quelli che dicono dimmi. Dimmi o anche chi è e poi la risposta è apri senza palesare il tuo nome, no? Alla fine se ci pensi poteva chiamarsi anche Gentile ma stronzo. Gentile ma stronzo. Forse era ancora peggio. Vedo che vi piace tantissimo questo fantastico mondo di esseri umani, perché se c'è una cosa che noi abbiamo rispetto agli animali in più è per esempio il citofono, cioè è banale questa cosa, è banale. Vero. L'animale, sai l'animale che fa i versi wow. Degli animali, tipo per esempio Who let the dogs out?
afternoon calling. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Bash coffee, get back, you flea infest in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, B-I-O. To where the girls calling them canine. Hey, B-I-O. But they tell me, hey man, it's part of the party. B-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Grande Say Wad, sei il programma con cui uso Shazam all'infinito. Escúchalo en Radio DJ. Yo que soy la diabla de tu historia, la que sabía que pa volar me tocaría encontrar mis propias alas. Y yo Jordan.
Mate Mata. Ah, Caligucis. Abbiamo scoperto, grazie agli ascoltatori di Radio DJ, che ne sanno sempre una più di tutti gli altri, che questa è una rumba. Allora abbiamo anche un po' approfondito. La rumba è nata a fine 800, siamo nell'ambito delle danze latinoamericane, origini cubane, poi però era proprio il mix tra le radici spagnole e l'Africa a Cuba, capito? Guarda, sei un bravo ragazzo, non ho capito un cazzo di quello che stai dicendo. Ma, no, ma è quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, anche tipo con Corrado Augias, il brother Corrado Augias, cioè il mix delle, cioè l'immigrazione, la cultura, le culture che si incontrano e fanno nascere. Lei è una persona molto gradevole. Grande Corrado. 21 e 45 minuti. Ciao people, state ascoltando Nomi sui citofoni e anche un profilo Instagram che vi consiglio di seguire, che c'entra appunto con quello di cui parlavamo prima, cioè è una raccolta di nomi sui citofoni, cioè di accoppiate di nomi che fanno sorridere, non ridere, sorridere, non ridere, sorridere, non ridere, sorridere. Stapparlo o stimuvolo rec? Beh, uno c'è scritto Bamba, cioè ci sono proprio le foto. Citofonare Bamba. Poi c'è Gusto Curioso, Cortese Bullo, Fiore Scaduto, vabbè, Custode, Ser Custode, vabbè, Piscione Bartolomeo, poverino, che salutiamo, Affatica, cioè Pagano Natale, Fresh Tiziano, Tiziano Fresh, Pace. Ebbene. Perché lo conosce questo citofono? Anyway, Illuminati, Piccione, Cavallo Cosentino. Poi c'è anche addirittura il citofono Papa Francesco. Se uno si chiama Papa di cognome, Francesco di nome, può succedere, capito? Sì, guarda, cosa stai facendo? Sto per salutare l'ascoltatore Lino, che mi sembra essere molto esperto di tennis. Noi in realtà le rubriche sportive le apriamo ogni tanto, la più famosa nei corridoi è Chi se ne football, eccetera, con il calcio. Ne parlano le pareti. La versione tennis della rubrica Chi se ne football potrebbe chiamarsi Chi se ne fo tennis. Ehi, baby. Cioè, boh, così. Oggi c'è il tennis, sono gli MTV Finals a Torino. Non capisce. Non sappiamo niente. Wad nel confessionale. In quel momento ho pensato: come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ok. Puoi tornare in studio. Ho tenuto per me il mio pensiero e gli ATP, ATP Finals in questo momento sta giocando Sinner, è già qualificato. Quello che sappiamo è che è già qualificato, ma che il risultato di questo match, da quel risultato dipende anche il destino di Djokovic. Primo set 6-2 per Sinner. Questo è... Perché ti fa ridere? Perché non hai detto il nome dell'avversario. È perché non sappiamo se si pronuncia Rune. Rune o Rune. Lui è tipo danese, credo. No, ah, vabbè, quindi sia Rune. Quindi c'è Sinner contro Rune. Ok, sta vincendo Sinner, primo set 6-2. In realtà non sappiamo nemmeno cosa succede ora. Cioè, il prossimo. Qualcuno scrive: ah no, ma no, è un pronostico. E lui scrive, l'ascoltatore scrive un pronostico, dice: vi assicuro che vince Sinner con il punteggio di 6-2 e va alla finalissima. In quel caso Djokovic non Djokovic più, giusto? Buonasera Wad. Ciao amico. Volevo segnalarti che a Milano, sì, in zona caserma Perrucchetti, abita il signor Sesso Felice. Felice Fesso. Vabbè, e fin qui niente di fatto. La particolarità sta nell'indirizzo, perché abita in via Chinotto. No. Buonasera. Signor Felice Fesso che abita in via... penso sia Felice Sesso. Ah, Felice Sesso in via Chinotto. Sembra una barzelletta, invece... Ad, mi hai fatto uno scherzetto. È tutto vero. Il cuore si muove, non cerca ragione, la mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde, la luce riflessa sul mare. Settembre ti cambia l'umore e sento ancora addosso le tue mani, mamma, e sento ancora addosso le tue mani. Una
sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. E sento ancora addosso le tue mani. Clap your hands everybody, yeah, clap your hands everybody. Hi, how are you, Wad? How are you doing? Ciao Dua Lipa, grazie che ogni tanto mi rimette sulla strada principale, no? Via. Ogni tanto vado a fare spenti, a fare dei giri anche nelle traverse. Con Elodie, Ladies and Gentlemen, 21 e 52 minuti, effettivamente. Gli ascoltatori, quelli proprio più esperti di citofoni, sono i corrieri, no? Certo. Quelli che appunto consegnano la posta o i pacchi. Per lavoro. O anche i rider, che è una categoria che salutiamo, che ci ascolta molto la sera mentre consegna appunto pizze, cose, cibi e tutte cose. Un ascoltatore che fa il corriere ha citofonato una volta a Grosso Siffredi. Coraggioso, ecco. Ma no, più che altro è così, ridere come bla la la, la cui risata ha colpito il cuore dell'ascoltatore o ascoltatrice Vale 85, che dice: ti adoro, la tua risata è contagiosa, ti voglio per i pranzi delle feste. Vuoi andare? Fai un tour? Accetto l'invito. Vai a ridere, vai a ridere alle pranzi. Ma la tua risata è attiva. Le battute dei parenti. Eh beh, certo. La risata è attiva 24 ore al giorno come i citofoni? Quando capita. Ah, ok. Cioè, non è sempre. No. Cioè, nella notte ridi. Non lo sai. Può essere che ridi. Salutiamo anche la categoria delle persone che si imbarazzano davanti alle telecamere dei citofoni, no? Beh, certo. Perché la telecamera del citofono tendenzialmente è un po' più alta di noi, soprattutto di noi bassi, sì, tendenzialmente, no? Figurati. E poi c'ha quell'effetto tipo fisheye, no? Un po' a occhio di pesce, sì. Ho tradotto fisheye in italiano. Ciao Italia! E quindi veniamo male e ci si imbarazza. Ti fa la testa un po' da, non so, criceto. Sì, ti fa la parte alta, più, cioè ti fa la capoccia, sì. Capoccione, no? Un po' alieno, sì. Un po'? Alieno. Un po' alieno. What? Sì. Qual è la parola di oggi? Fino ad ora citofono. E tra un po' scopri l'altra. Radio DJ. After me, yeah. I wanna do the two-step and DJ, baby, what a sweetheart, and spin out with him, do this radio show and get into it. Turn it on, radio DJ, and dip with it, one show game, take a sip with it, now lean back, put your ears on it. What it do, this Blanco Brown, and you're listening to Say What? Thank you.
perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore. Ho bisogno di un cocktail d'amore. Ho bisogno di un cocktail d'amore. Volevo gli ali di Pegaso, che tu mi capissi quando cadevo giù. Io credevo fossi più tenero, farlo da per stare bene ho bisogno di sfogarmi solo. Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile. Se c'è freddo ti do la mia giacca, se ferisci sarò motherfucker. Volevo gli ali di Pegaso, che tu mi capissi quando cadevo giù. Io portami sulla torre dorata, pure in un posto tra Berlino Est e l'acqua salata. Qua sono piuttosto a darsi ferite per stare bene. Sai quanto mi costerà sentire gli amici da sopra un altro van. Volevo gli ali di Pegaso, che tu mi capissi quando cadevo giù. Io credevo più tenero, farlo davanti al PC. Se mi amerai, fallo così. Stammi bene, mi mancherà morire insieme tra i laser light. Più a te, volevo, volevo, volevo. Mamù. Bravo. Ma quanto gli vogliamo bene Mahmood. Forse l'ultima volta che lo abbiamo visto avevamo un cocktail d'amore davanti in terrazza Martini, era molto contento. Anzi no, poi l'abbiamo visto al Marrageddon, certo. Boom. Accompagnato dal suo personal trainer. E infatti in questo video si vede anche con un fisico fatto bene. Cioè non ne mangia pasticcine lui. Cioè se quelli di Radio Yulm li mangia e li smaltisce, che sono venuti stasera a trovarci e ci hanno portato i pasticcini, se li portassero a Mahmood lui direbbe però non no, posso, non lo mangerebbe. Noi invece amici se li mangiamo tutti. No way, no way. Guarda, non ci ho capito nulla. Invece per quanto riguarda i cocktail, su quello li pesiamo, ok? Non too much. Domattina vado a bere un cocktail a Genova, così ho preso questa decisione, in un evento in cui tra l'altro vi dico i partecipanti per farvi capire quanto io sia fuori contesto: Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, un po' di altri ministri sparsi qua e là, il presidente della regione Toti, i sindaci, i capigruppo, il segretario dello Stato Vaticano. Boom. E cazzo ci vado a fare io? Però forse con il segretario dello Stato Vaticano ho una cosa in comune. Okay. Entrambi abbiamo un copricapo, no? Ah certo. Cioè credo che lui arrivi con la papalina, no? Come si chiama? Il cappello che il cappello da segretario che lo compete. Quindi, perché cioè io vado, cioè non posso non mettere il cappellino nonostante l'evento. Con tutti questi cosi illustri te lo fanno togliere. Ah, quindi tanto di cappello, cioè inizio dicendo tanto di cappello. Educazione bisogna. No, che me importa. No, giusto, cioè mi insegnano che bisogna essere se stessi, così come siamo. Certo. Beh, se lo togli Sua Eminenza te lo devi togliere anche tu. Allora, se lo toglie il segretario di Stato Vaticano lo tolgo anch'io. Domattina il tutto visibile su Sky TG24 alle 10:30.
mezza. Cioè, questo lo dico per i miei parenti che hanno una TV accesa alle 10:30, sì, no? Ad Altamura. Ci incolleremo. Domani pomeriggio incollati su Sky TG24. Cappello sì, quindi mi confermo. Cioè, cappellino sì, solo se non lo toglie il segretario di Stato Vaticano. Se lo toglie, mi raccomando. Ma siamo blasfemi a dire queste cose? No, no, no. Cioè, è un fratello. Sì, sì, è un bro. È un bro. Comunque, bella bro. Say what? Yo, OP. Dice te chiere, non le credo. Lei non si fida, io nemmeno. Quando metto la radio, metto su Radio DJ. Su Radio DJ, ogni sera. Non ne scelgo mai una diversa. Say what? One gang show. Every night. Radio DJ. Yeah. Oh, come on, shake that monkey. Put dick in your life if you're lonely. Bring a friend, cause I know that you want me. Give it to her till the morning. Love when you do that stare. Pretty face, small way, with your feet in the air. Like, love when they stop and stare. All the ugly bitches looking like that ain't fair. Like, hood bitches when they hair. Good to see with them long ass fingernails. Like, hold up, give it to her. Your tone. I'm too fine to be so alone. Not my kind, he's a clone. I'ma get money no matter the cost. Having some water, I'm having some boast. Got that dope, dope, that's your loss. He's a worker and I am a boss. Lil' baby, you out, you know you was wrong. You lying, watch your tone. I'm too fine to be so alone. Not my kind, he's a clone. I'ma get money no matter the cost. Having some water, I'm having some boast. Got that dope, dope, that's your loss. He's a worker and I am a boss. Yo, what's up? It's Nelly Chopper. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is. Wait till we see you. Walk up now. Wait till we see you. Walk up now. Why will we miss you? It's 100 rounds. Why will we miss you? It's 100 rounds. Leg shot. Stanky leg. Welcome to Funky Town. No aim. When I spray, why? Got 100 rounds. Rich nigga with a bougie dick. Yeah, I'm quick to turn a bad bitch down. Back then, hoes didn't want me. Mike Jones. What about now? Baby, sto volando. Giro con sei guate, sono attento. Ascolto DJ e son contento. Seso dentro al letto, giuro che la spengo. Poi l'aria accende, sto volando. I radio c'è guate, sono fresco. C'è radio DJ che sposta il vento. Seso dentro al letto, giuro che la spengo. E dopo faccio radio DJ. Radio DJ. Radio DJ. Excellence, elevation, cool and Jay. Big blunts, dope boys wanna smoke with me. Now we ride double M's through the whole city. Niggas talking down, but they hoes feel me. A nine-figure nigga, all I wanna talk is business. I seen a big mouth get a closed casket. Self-made, took over the whole racket. A kilo after kilo, see who move the most. 200-foot yacht, she wanna see the coast. You can't be chasing money with the wrong approach. No, commas only coming once you got a coach. I'm the Walt Frazier, that's for all ages. The Don Shula shooter, nigga, tall lasers. Bitch boys running social media. Rich nigga naming Wikipedia. If I fuck her once, she wanna fuck me twice. All the real niggas click up, let's get rich tonight. Only the real recognize real high. Give me something I can feel for a night is real high. This pandemic infectious. Bloody diamonds on this nigga. This pandemic infectious. I put 50 on a wrist to make her nastier. I'm doing numbers on these niggas, it ain't no passing us. Bad bitch sucking it out, me Count Dracula. Whole gang with me on a 20 passenger. Crap with us, at the table we in crash with us. Labels calling every day to get some cash to us. Remember they thought I wasn't smart, they try to laugh at us. But still I catch them at the dot like get them padded. Get up. Laugh now, cry later, play it cool, slide later. I know I'm gonna die later. On the corner of £4, $2, some 9 laters. I'm a real life survivor, them people was trying to fade us. Lil' shorty with me, 5 shit.
ass and I lay for. I don't get her what she wanted, she turned to a crowd, baby. Bye, baby, I be out of time, baby. If they catch us on a date, you blown up like a bomb, baby. I made 20 mil last month, you better make up your mind, baby. You can do anything you want, just don't get out of line, baby. I'm doing anything I want, I'm having lunch with Tom Brady. Talking about his girl problems, I can't lie, I relate it, only real. Recognize the real, I was so deep up in the field, I know how he feel. I ain't make it to the NFL, but shit, I'm Meek Mill. And every time they see me fail, shit, I prevail. Every time I rap, it's like I'm talking in gold. Bloody diamonds on this necklace. This pandemic infectious. Yes. My niggas got indicted, couple made it back. Once you seen 100, then you made it stack. Yes. I'm copping real estate like I'm still slinging crack. I left Def Jam once I made the max. Look at how I'm living, juggling the raps. I told the record labels you can keep the plaques. Choppers in the car, it ain't no need for masks. I do it, I do it with my evil ass. Maybach Music. Rick Ross, Meek Mill. Questa è una canzone fatta come quelli della Gen Z, ma prodotta da due millennials con uno stile boomer. Perché all'interno ci sono i Tears for Fears, però il campionamento così un po' ignorante, tipico della nuova generazione, tutto all'interno di una canzone il cui titolo è Go to Hell. DJ Wad, giusto? 22 e 12 minuti, ladies and gentlemen, vi presento Sofia Viscardi. Ciao! Che frequenta questo building. Anche a te piace allungare le parole, anche a me tantissimo. Sì, tanto. Frequenti questo palazzo da quando eri bambina. È vero, perché sono la nipote della Pina. Cioè, non proprio la nipote, lei è la cugina di mia madre. Quindi siamo tipo cugini di secondo grado. Vabbè, in famiglia, diciamo. Se famiglia la Pina, citofonare Viscardi. No, tra l'altro, non so se lo sapevi, ma sul tuo Instagram sicuramente lo sai. C'è un indirizzo. È il nostro ufficio. Ah, ok, perfetto. Perché se scrivi su Google indirizzo Sofia Viscardi, poi la gente magari viene lì pensando che tu ci vivi. Non più. Ah, ecco, vedi, per esempio. Cioè, hai vissuto. Possiamo parlare di questo? No, non più, nel senso, non più si presentano le persone. Ah. Cioè, ho un rapporto con il pubblico diverso da prima. Quindi ah, ok. Cioè, hai tolto. Prima sarebbe successo, adesso in realtà succede meno. Ma tu sei felice di questo o infelice di questo? Sono felice, faccio un piccolo contesto. Ciao, chi mi sta ascoltando e non ha idea di chi sono. Mi chiamo Sofia, a 14 anni ho aperto un canale YouTube, ho fatto dei video e quando ero piccola erano molto seguiti e capitava che le persone venissero sotto casa mia. Ok. E avevo 16 anni, era la cosa più divertente del mondo, l'ho vissuta benissimo. E ora non succede più, perché il mio rapporto con il pubblico è un po' diverso, un progetto nuovo, piano piano durante la serata magari vi racconterò. Ok. E in realtà ora io sono molto più felice così. Cioè, se ora io dovessi rivivere quello che ho vissuto con la testa di ora, non la vivresti male. Cioè, li tratteresti male, tipo. Non è che li tratterei male, ve la vivrei male io. Ok. Allora avevo un'età, un'ingenuità, tutta una serie di elementi di contesto che mi permettevano di vivermi quella cosa in una maniera molto serena. E tutto questo è accaduto perché nei primi anni del mio percorso su YouTube parlavo di me, yes. Il contenuto ero io e quindi ovviamente le persone erano affezionate a me e c'era una relazione tipo fan personaggio molto attaccato, cioè sì, molto attaccamento, attaccata. Certo. Ora, poi, ora racconti le generazioni. Esatto, no? Il contenuto è fuori da me, cioè io veicolo qualcosa, yes. E quindi è come se tipo tra me e le persone ci fosse qualcosa e le persone non fossero più interessate a me in quanto Sofia, me. Sofia, tutto chiaro. Grazie. Dici, la smetto tutto di spiegare. Chiaro. Proprio così. Ora sei qui perché hai partecipato ad un podcast molto interessante. Bello. Fuori dal 17 ottobre. Il titolo è Boomer si nasce, prodotto da Trentino Film Commission, Educa Immagine, Cora Media. Tu sei ospite in una puntata in cui si parla di influencer, tema che noi raccontiamo e trattiamo spesso. Abbiamo superato, spero anche con il più alto numero di ascoltatori, il pregiudizio che si ha nei confronti degli influencer. In realtà io però non ti facevo influencer. E infatti è una parola bizzarra che non ho mai usato per definirmi, ma principalmente anche perché secondo me ogni volta che la si usa ha un'accezione un po' negativa. Yes, certo. Si porta ancora con ce l'ha, sé qualcosa certo. di
non positivo. E infatti nella puntata del podcast quello che cerchiamo di fare è, cioè, o meglio, la persona che mi intervista cerca anche di chiedermi come mai, cioè, o meglio, qual è il sentimento che tu senti attorno a questa parola, e secondo te perché senti che ha un'accezione negativa. Me lo spiego in qualche modo, non okay. sono sicura che, diciamo, la che nella puntata si capirà. Io ti faccio però un'altra domanda che c'entra un po' più con le generazioni. Vai. E hai il tempo di una canzone per elaborare pensarci. Una risposta. Ah, ti rispondo dopo. Yes. Perfetto. E cioè, Sofia Viscardi, due punti. Quando inizia e quando finisce una generazione? La canzone con Sofia Viscardi abbiamo parlato di tutt'altro. Beh, non proprio, non proprio. Beh, diciamo che non di era un argomento da boomer quello che abbiamo trattato durante la canzone. Va bene. Ho la risposta alla tua domanda, però. Ok. Secondo vai. Me la domanda è: quando inizia e quando finisce una generazione? Perché uno nel DNA di questo programma c'è, cioè, smontare i confini generazionali. Però poi noi ascoltiamo le persone, quindi ascoltiamo chiaramente il tuo pensiero. Secondo me era una cosa stupida quella che avevo pensato, però secondo me okay. è molto stupida. Una volta un mio amico mi aveva detto: io mi sono sentito adulto per la prima volta, e secondo me sentirsi adulto per la prima volta è anche tipo segnare un passo generazionale. Yes. Cioè sono adulto io, e quindi quelli della generazione precedente forse sono anziani, sì. o più adulti di me. Io mi sono sentito adulto per la prima volta quando
è mancato il sale grosso a casa mia, cioè quando per la prima volta sono dovuto andare a comprare il sale grosso. E quindi quando tu mi hai fatto questa domanda mi è venuto da pensare, forse la mia generazione finirà la prima volta che i miei figli ipotetici o della mia generazione si renderanno conto che a casa loro mancherà il sale grosso. Ecco, cioè, no? C'è della poesia in questo. Certo. Che devono andare a ricomprarlo, che è non quello. Si rifilla da solo. Tu però in quanto Gen Z, quanto ti senti invece boomer? Io sono il primo anno di Gen Z, quindi sono un'anziana Gen Z. Un po' millennial. Esatto, okay. Cioè non sono e mi piace in realtà essere la più anziana della generazione successiva. Cioè una early Gen Z. Invece che la più giovane della generazione precedente. Ok. Perché io sono una sorella grande nella vita. Cioè io ho dei fratelli piccoli, sono la maggiore. Quindi e quindi sono abituata ad essere motivo sorella grande. Motivo per cui per esempio Rai Play quando deve fare un programma tipo Dicono di Noi ti chiama. Mi chiama. Il podcast di cui stai parlando, Boomer si nasce, ti chiamano. Noi abbiamo il quiz definitivo, il Boomer Quiz per stupendo. Sofia Biscardi. Vai. Allora, poi cioè per dobbiamo capire paura. Quanto sei boomer dentro. No, dobbiamo capirlo. Sicuro tanto. Aiuto. Vediamo vediamo. Domanda 1. Come si chiama l'album di Sfera Ebbasta che esce domani? Puoi dire non lo so. Non lo so. Non lo so. E la prima domanda è andata. L'altro stamattina mi hanno cioè no, vabbè, non lo so. Non lo sappiamo. Cosa vuol dire sabbare? Non ragazzi, lo qui, so. Qui cioè, una o meglio, boomer sabbare tipo i subreddit, quelle cose lì, cioè sabbare tipo iscriversi. Linguaggio Twitch. Iscriversi. È un po' più abbonarsi. Gli diamo per buona, dai, per buona. Uno. Come si chiama il designer del brand GCDS? Guarda, non so neanche di che brand stai parlando. No, siamo non è vero, lo so, però era per dire che non ho idea. Frase, cheat. Non mi blasta nessuno. Cosa ho appena detto? Non mi... cioè, non mi supera nessuno. Non mi ci sta, nessuno, ci sta, siamo quasi a un pareggio. Non mi rompe le palle nessuno. Non mi domina nessuno. Non mi domina, bravo. Cosa fa su TikTok Martina Strazzer? Martina Strazzer ha un brand di gioielli che si chiama Ce Amabile. L'abbiamo, la ce l'abbiamo. Conosco, l'adoro. Altra domanda, siamo pari? Martina. Siamo pari più o meno? Altra domanda. La gattina. Non ce l'ho. Non ti fa pensare niente. Niente. Non ce l'abbiamo. Quindi pendi verso il boomer. Ultima domanda. Potresti pareggiare. Quindi fai aiuto. Un po' Gen Z, un po' boomer. Vai. Bla bla bla, che è lì. E Kendrick Lamar hanno una ship. Cioè? Una ship è una coppia che ti piace. Applausi, people! Ciao, Sofia Viscardi, metà generazione Z. Grazie. E metà boomer, un po' sì. Ce l'hai, mia dai. Sorella di 18 anni ora, quando mi vuole insultare, mi dice: sei proprio una millennial. Io peggio piango. Ancora. Cosa mi fai? Mille notti ad aspettare un giorno che non arriva mai. Tu continui a sfiorarmi e mi chiedo quando mi toccherai. I miei segreti a chi li racconterai? Prendi le tue cose e vai. Cosa rispondi a chi chiede come stai? Foto strappate, solo ricordi sbiaditi. Cerco il tuo viso al mattino, ma so fingere anche di stare bene quando non siamo insieme.
notti e non ci sei. Ho una voce nella testa che mi dice. Wow, elogio completo, totale per Ariete durante Dormiveglia con Sofia Viscardi. Il podcast, lo precisiamo, si chiama Boomer si nasce. Tu sei protagonista, ma chiaramente poi anche i tuoi progetti da sempre, tipo Venti, no? Che è nella casta dei nella podcasta sei tra quelli che hanno più storia in Italia. Avete ospitato anche Ariete di recente. Sì. Sai, le domande che fanno a me sono tipo l'ospite che ti è piaciuto di più? Io non so mai cosa rispondere. Massimo Pericolo. Ah, ok, ci sta. Ma ci non, sta. Cioè, è difficile dirlo. Ogni volta dico uno diverso quando me lo chiedono. Bello, uno diverso che mi è piaciuto. Farò anch'io così. Poi però c'è anche. Non è vero, Massimo Pericolo lo dico sempre. Ha spaccato qua. Massimo Pericolo King. C'è anche però nel fantastico mondo dei podcast degli ultimi tempi anche un po' il cliché di alcuni temi. Cioè ci sono dei temi che sono da podcast. Ti faccio un esempio. Parlare di sesso, identità di genere, cambiamento climatico, salute mentale. Uomini seduti a un tavolo che si dicono delle cose. Format, facciamo un po'. Capito. Come si fa? Secondo te si sta un po' abusando di questo formato? Non so, non credo. A me piace molto perché purtroppo non, cioè sono troppo multitasking, non so fare una cosa sola contemporaneamente. Dico purtroppo perché siamo la generazione più distratta di sempre e non è per forza una cosa positiva. Uh-huh. Questo formato mi permette di ascoltare mentre faccio delle altre cose e quindi in realtà lo amo qualunque sia il tema. Ah, ok, tu lo metti lì e senti. Mi sembra funzionale. Ok, ci sta. Ultima cosa, domande serie con risposte veloci. Vai. Si chiama così. A questa generazione, diciamo la tua, la generazione Z, serve una voce unica? No, non credo. O meglio, aia, ottima domanda. Quanto abbiamo per chiuderla? Anzi, fai così, manda la sigla degli sulla sigla. Spazi fisici, sì, in cui incontrarsi più che una voce unica. Quindi a questa generazione non serve una voce unica, ma serve uno spazio. Parlare tutti insieme, cioè degli spazi dove incontrarsi e parlare. Bellissima questa canzone, yeah, tra l'altro. Yeah. Ciao. È la nostra sigla. Grazie mille a Sofia Viscardi, Boomer si nasce, grazie, prodotto da Trentino Film Commission. Grazie a BlaBlaBla, Kendrick Lamarta e tutta la gang. A domani. Ciao. Oh!